Altra giornata dai due volti per le ragazze biellesi in Serie B. La Virtus crolla, il team volley aggiunge un altro mattone alla salvezza. Le giocatrici di coach Simone Marangio si sono forse fermate sul più bello. Un mesetto fa le Nerofucsia vincevano a Firenze sul campo della Liberi e Forti e si avvicinavano al proprio turno di riposo da seconda in classifica in B1, momento storico per la società. Al rientro però tre sconfitte, a Garlasco, in casa con Genova e la scorsa domenica sul campo di Bra. Un filotto negativo che ha allontanato la Virtus dal gruppetto delle prime, pur senza nulla togliere alla strepitosa prima parte di stagione. Contro le Libellule Cuneesi, Biella ha incassato uno dei rari 3-0 della propria annata. Supermati Gallina sfiora il ventello, 19 ha riferto per lei, ma a distinguersi anche la giovane Giulia Rollini con 9 punti, mentre Gaia Fornasier continua a prendere dimestichezza con la prima squadra. I margini di crescita rimangono importanti. In Serie B2, trasferta di successo per il team volley che espugna 3-0 il campo della Fenerachieri. Le giovani torinesi possono fare ben poco contro le ragazze di coach Fabrizio Preziosa, la quarta vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime 6 gare. È stata una vittoria in trasferta pesante di contro diretta concorrente in classifica che prima della partita ci eravamo posti come obiettivo proprio quello di andarli a prendere, farlo col punteggio pieno a casa loro con parziali così eloquenti perché 21, 14, 11 sono parziali talmente netti che in questo momento qualsiasi commento può sembrare superfluo, ma è stato davvero importante, davvero pesante. Ma addirittura stasera, grazie alla sconfitta di Savigliano a Cuneo, siamo andati a scalare un'ulteriore posizione, arrivando all'ottavo posto in classifica. In assoluto il piazzamento più alto di tutto il campionato. Dall'altro punto di vista, in realtà più di tanto non possiamo festeggiare perché comunque rimane tutto talmente in bilico che ci ritroviamo praticamente con quattro squadre nell'arco di 2 punti per quello che si delinea come un mini campionato che si andrà a giocare da adesso alla fine e quindi sarà una guerra tecnica e di nervi interessante da seguire. La SPB attraversa con la solita sicurezza e un'accresciuta fiducia nei propri mezzi il limbo, ovvero la manciata di partite che separa i biellesi dai tanto attesi e già ampiamente guadagnati playoff di Serie C. Verbania era un campo ostico, ma il 3-0 conquistato non fa troppo scalpore. I parziali ai 13, 20 e 18 punti confermano il livello di attenzione elevato di Gallo e compagni. Lo sguardo è già puntato oltre. Bella partita abbiamo fatto, veramente una bella partita. Non è facile, sappiamo che il campo di Altiora è sempre un campo difficile, loro giocano, se entrano le loro battute diventa difficile come il secondo set, però siamo stati bravi in quel secondo set a reagire e sono 3 punti importantissimi in questo campo, quindi sono molto molto soddisfatto. È stata una bella partita, 3 punti portati a casa anche a Verbania, a parte il secondo set che ci ha messo un po' in difficoltà in battuta e ricezione. 3 punti portati a casa soprattutto in vista dei playoff, dobbiamo mantenere il privato. E niente, adesso ci tocca il derby contro Santhià e speriamo vada bene. Soprattutto aspettiamo Tommaso e speriamo che non sia nulla di grave.